Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Su TAG Medicina affrontiamo spesso argomenti collegati anche all'anti-aging, agli ormoni, al testosterone, sempre mirati alla ricerca di un beneficio dell'uomo, del suo benessere psicofisico, del suo equilibrio ormonale, e ogni tanto andiamo anche ad analizzare e a esaminare alcuni aspetti un po' più chimici, biochimici del mondo che circonda gli ormoni e talvolta anche lo sport. Oggi parlo di un argomento forse anche un po' tecnico, però spulciando in letteratura ho trovato la presenza di molecole di cui onestamente io non ero a conoscenza, gli isoflavoni sintetici. E l'argomento cosa riguardava? Riguardava la possibilità di ridurre la aromatizzazione del testosterone. Noi sappiamo che il testosterone viene aromatizzato attraverso un enzima chiamato aromatasi, viene convertito in estrogeno, spesso in 17-beta-estradiolo. È un meccanismo che tutto ciò che c'è in natura serve, e serve anche nell'uomo l'estradiolo per vari motivi, anche per la libido nella sfera sessuale. Non vediamolo come un nemico, molto anche per quella che ad esempio è la normale funzione delle articolazioni a livello osteoarticolare. Il 17-beta-estradiolo è molto importante, e altri anche aspetti, ha come target chiaramente il tessuto prostatico, può servire nel regolare la sensibilità all'insulina e tanti tantissimi altri argomenti. Nello sport, o talvolta, parliamo del mio lavoro, nell'anti-aging, è possibile che aumenti, e questo è quasi sempre, è quasi sicuro, aumenta con l'età l'attività dell'aromatasi, quindi il cinquantenne può trovare una modificazione anche della sua struttura corporea, si inizia ad accumulare un po' di grassetto nel giro vita, ci sono delle alterazioni metaboliche ma anche fisiche che possono derivare da un'eccessiva presenza di estrogeni. Ecco quindi che si hanno in medicina delle strategie terapeutiche, farmacologiche, per impedire, ridurre la conversione del testosterone in estrogeno, sempre chiaramente preceduta dalle analisi che giustifichino quello che si sta facendo. Questo è un messaggio che voglio mandare. Occupandomi di anti-aging, talvolta ho ragazzi o pazienti che si rivolgono a me per la ricerca di un benessere. Il benessere è un diritto di tutti noi, ognuno di noi può scegliere il percorso che vuole fare per sentirsi meglio. Il medico ha l'obbligo di seguire delle linee guida e di prescrivere delle molecole solo quando vi sia necessità. Ci sono quindi dei numeri ben precisi che dobbiamo rispettare, sia nella terapia anti-aging sia nella TRT, anche in questo caso di forse terapie considerate più così alla mano, meno impegnative sotto vari aspetti, anche l'uso di antiestrogeni o antiaromatasi deve avere la sua giustificazione. Esistono antiaromatasi chimiche, e le conosciamo un pochettino tutti, ne abbiamo parlato in alcuni articoli, dalla Nastrozolo o quant'altro. Ci sono delle antiaromatasi naturali molto molto interessanti, la crisina, ne ho parlato su un articolo di TAG Medicina, la quercitina, di cui onestamente non conoscevo questa potenzialità, l'ho scoperta studiando un pochettino, quindi anche la quercitina, che spesso utilizziamo in urologia, anche banalmente nei bonificanti urinari, ha invece un'azione antiaromatasica. Esistono poi questi isoflavoni sintetici, lipriflavone, metossisoflavone, di nomi un po' complessi, e che non siamo obbligati né a conoscere né a ricordare, che sono stati inseriti nel mercato, purtroppo utilizzati subito a livello sportivo per mascherare una parte di doping, ma nello stesso tempo e favorire chiaramente anche e amplificare l'uso del testosterone. E diciamo che quindi è un escamotage biochimico affinché nell'antidoping non si derivino la presenza di queste antiaromatasi. Però come medico dico che probabilmente insomma, lo sport è come la Formula 1, si provano prima le macchine in Formula 1 e poi dopo 10 anni le avremo anche noi tutti gli accessori che si usavano prima sulle macchine da competizione. Stessa cosa, nello sport, nel bodybuilding vi sono degli approcci chimici, farmacologici, e poi talvolta un 10% di questi approcci può diventare terapia per l'uomo, tra virgolette, normale, che ricerca il suo benessere. Quindi questi isoflavoni sintetici potrebbero essere in futuro un'arma terapeutica per ridurre l'estrogenizzazione del testosterone nell'uomo in andropausa, che sta aumentando eccessivamente l'estrogeno, che, ricordo come urologo, è una delle cause principali non solo dell'ipertrofia della prostata, ma anche della induzione e sostegno del carcinoma della prostata. Per cui l'estrogeno è benvenuto a valori normali, assolutamente
nemico da controllare e ridurre quando tende ad andare oltre i valori soglia. Con questo vi saluto, vi auguro una buonissima giornata e ci vediamo al prossimo video.